Con Michelangelo, e questo inizia proprio ai tempi della Sistina, nasce il mito dell'artista, il quale non è più come era stato fino allora un semplice artigiano. Non dimentichiamo che fino a Michelangelo Buonarroti e anche oltre, l'artista era adoperato non solo per grandi imprese, palle d'altare, ritratti di uomini illustri, affreschi, ma era anche un artigiano. Noi abbiamo moltissimi documenti che indicano come pittori celeberrimi, ben pagati, insigni, eseguissero poi la pittura di sedie, bandiere, stemmi, scudi. Non c'era nessuna differenza fra l'artista e l'artigiano. Con Michelangelo l'artista si eleva al di sopra della comune mortalità, è al di sopra degli uomini comuni, può fare quello che vuole, è una specie di Dio vivente e può trattare i suoi committenti con disprezzo, può snobbarli, può irriderli o può addirittura interrompere il lavoro che essi gli hanno ordinato quando gli fa comodo. È quello che è accaduto poi con Giulio II. Quindi Michelangelo è veramente, dalla Sistina in poi, una delle figure chiave della storia dell'arte, non solo italiana e europea, ma mondiale. Oltre 1000 metri quadrati di perfetta pittura a buon fresco, eseguita con perizia straordinaria e velocità magistrale. Tra il 1508 e il 1512, Michelangelo crea la volta della Cappella Sistina, immaginando una grande costruzione architettonica illusoria in cui cercano di farsi spazio e in cui troneggiano circa 300 figure umane, una diversa dall'altra, e tutte straordinarie invenzioni formali. Le figure sono concepite secondo posizioni che tengono conto della posizione dell'affresco nella volta e dell'effetto che esso fa su chi lo osserva. Per esempio, al di sopra di quello che oggi è il Giudizio Universale e che in origine era la grande parete dell'altare della Cappella Sistina, c'è la figura di Giona che raffigura la resurrezione. La resurrezione di Giona, che allude in concordanza alla resurrezione di Cristo, è quella che si vede entrando nella Cappella Sistina. Ora si osservi la prospettiva spericolata con cui è posta la figura di Giona. È l'unica la quale sia posta in una prospettiva audacissima, proprio perché chi entrava aveva davanti a sé questo colossale personaggio che è visto proprio come se sfondasse la parete. È un effetto curiosissimo, difficile da descrivere a parola, ma che solo la visione dell'affresco nel luogo può giustificare in pieno. La costruzione pittorica della volta consta di 3 registri sovrapposti: lunette, vele, grandi vele angolari nel registro inferiore, i veggenti nella zona intermedia. Tra questi, Zaccaria, in verde, indica la parete d'ingresso alla cappella, gli episodi della Genesi e quelli nei medaglioni al vertice della volta. Nello schema così composto è evidenziato anche il Giudizio Universale, colorato di arancione. Le 14 lunette dipinte alla sommità delle pareti laterali e di quella d'ingresso costituiscono il raccordo tra le pareti stesse e la volta vera e propria. In esse sono ritratte le figure degli antenati di Cristo. Anche nelle 8 vele sovrastanti le lunette, Michelangelo dipinse le figure degli antenati. Nelle grandi vele angolari, 4 storie bibliche. Ai lati della parete d'ingresso, Giuditta e Oloferne e Davide e Golia, 2 episodi eroici. Mentre ai lati della parete dell'altare, il serpente di bronzo e la punizione di Aman, 2 episodi dimostrativi dell'inflessibile giustizia divina. Nel registro sopra le vele si trovano le gigantesche figure dei veggenti, le sibille del mondo pagano, rappresentanti l'antichità, alternate ai profeti del mondo ebraico, rappresentanti la tradizione religiosa. I veggenti sono seduti su imponenti troni marmorei, che a loro volta diventano la cornice dei 9 episodi della Genesi, che costituiscono il vertice della volta, il punto più alto della narrazione.
Nei primi tre episodi, i più vicini all'altare, il protagonista è il Padre Eterno. La lettura del racconto inizia dal riquadro che sovrasta l'altare, in cui è rappresentata la separazione della luce dalle tenebre. Dio inizia la creazione, il superamento del caos primordiale. Michelangelo lo rappresenta in maniera sintetica. Il Dio creatore sembra avvolgersi in una doppia linea serpentina che, posta diagonalmente nel riquadro, lo divide in due zone. Una chiara, la luce, una scura, le tenebre. Nel riquadro seguente è rappresentata la creazione degli astri e della vita vegetale. Dio punta l'indice della mano destra sul sole e quello della sinistra sulla luna e separa, con la forza lineare delle braccia tese, le due sfere contrapposte. A sinistra lo vediamo, sempre in volo, imprimere con un gesto forza vitale alle foreste che nascono sotto di lui. Segue la separazione delle acque dalle terre emerse. Nei seguenti tre episodi della Genesi, il protagonista è il primo uomo. Nella creazione di Adamo, il Padre Eterno entra in scena da destra, avvolto da una schiera di figure angeliche che sottolineano, come il velo che le contiene tutte, il movimento dell'immensa figura in volo. Ogni linea confluisce nello sguardo del Creatore e nella sua mano, fino alla punta del dito indice. Da qui l'energia vitale fluisce nel dito di Adamo, che si protende a prendere la vita. Il suo corpo semidisteso comincia ad acquistare forza. Segue la creazione di Eva, che sguscia dal torace di Adamo e con le mani giunte si protende verso Dio. Il peccato originale e la cacciata dal paradiso terrestre sono ripartiti dall'albero della conoscenza al cui tronco è avvolto a spirale il serpente demoniaco, secondo uno schema iconografico proprio della scultura romanica. Gli ultimi episodi del ciclo della Genesi sono stati i primi ad essere stati dipinti sulla volta. Essi si riferiscono alla vita di Noè e lo ritraggono, in un momento di umana debolezza, nell'ebbrezza. Di assoluta devozione nel sacrificio. E come salvatore nel diluvio universale, un'affannata scena di massa ricca di pathos e di movimento. Michelangelo Buonarroti era nato nel 1475 a Caprese, un piccolo paese del Casentino. Si era poi trasferito a Firenze, dove era entrato nella bottega di Domenico Ghirlandaio, dove aveva preso i primi rudimenti dell'arte. Pare anche che abbia collaborato con Domenico Ghirlandaio al ciclo di affreschi del coro di Santa Maria Novella, ma ben presto si era reso famoso nella città di Firenze per la sua straordinaria abilità sia come scultore e poi anche come pittore. Già prima dei 30 anni era stato chiamato dalla fabbriceria di Santa Maria del Fiore, cioè il Duomo di Firenze, per eseguire una serie di apostoli, di cui ne esiste soltanto uno allo stato di abbozzo, il San Matteo, che oggi si trova a Firenze ancora. Aveva eseguito delle sculture divenute subito molto famose, fra cui il Bacco, la lotta dei centauri e dei lapiti o lapiti, la Madonna della Scala e i due tondi, quello che oggi si trova al Bargello e quello che si trova a Londra, due tondi in marmo, ma addirittura aveva ottenuto una commissione importantissima dalla Repubblica di Firenze per eseguire un grande affresco nel Salone dei 500, la Battaglia di Cascina, a concorrenza con Leonardo da Vinci, che doveva eseguire sulla parete di fronte la Battaglia di Anghiari. Quindi noi abbiamo un artista il quale già prima dei 30 anni era famosissimo, famoso al punto che gli era stata ordinata una grande pietà marmorea per la Basilica di San Pietro in Vaticano, dove tuttora si trova. Però la ascesa vertiginosa di Michelangelo Buonarroti comincia quando egli viene chiamato a Roma da Papa Giulio II e viene chiamato non per un lavoro di pittura ma per un lavoro di scultura. Michelangelo venne chiamato dal Papa perché
gli eseguisse un grande mausoleo che doveva essere posto in posizione preminente nella nuova basilica. Ma mentre Michelangelo lavorava a questa impresa, che è stato il grande fallimento della sua vita, perché solo una piccola porzione di questo mausoleo, ridotto ormai ad un sepolcro murale, venne eseguita, il Papa ebbe l'idea di fargli eseguire ad affresco la volta della Sistina. Sono gli stessi anni in cui Giulio II chiama Raffaello Sanzio ad eseguire le stanze, quindi c'è un rapporto preciso fra la committenza di Michelangelo e la committenza di Raffaello. La Cappella Sistina era stata ricostruita, cioè la grande cappella del Palazzo Pontificio, era stata ricostruita, demolendo quella più vecchia, da Papa Sisto IV della Rovere, il quale aveva eseguito, era stato costruire un grande ambiente decorato di affreschi sui muri, affreschi che comprendevano anche la parete principale, quella oggi occupata dal Giudizio Universale di Michelangelo. Aveva affidato l'incarico pittorico a Pietro Perugino e poi si era servito anche di artisti fiorentini, fra cui Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli. La volta di questa cappella era stata eseguita intorno al 1481-84 in modo molto semplice da un pittore umbro assai famoso ai suoi tempi, Pier Matteo D'Amelia. Era una volta senza figurazioni. Era una volta azzurra, di lapislazzolo azzurro, con delle stelle dorate. Il Papa decise di distruggere, di far distruggere la volta quattrocentesca, che evidentemente gli sembrava troppo povera, e nel 1508 Michelangelo fu incaricato di eseguire la nuova decorazione. Questa opera colossale, Michelangelo la intraprese dopo una serie infinita di progetti, ma noi sappiamo che Michelangelo detestava far vedere i propri appunti e i propri disegni. Michelangelo, verso la fine della sua vita, passò mesi a distruggere i propri disegni in una stufa, a bruciarli, perché era uno di quegli artisti che amava, come ancora molti oggi, amava far vedere soltanto l'opera finale. Michelangelo era un personaggio molto strano, personaggio che aveva pochissimi amici, che aveva avuto da ragazzo un grave sfregio. Uno dei suoi amici, dei ragazzi che lavoravano con lui a Firenze, il Torreggiani, gli aveva con un pugno fracassato il naso. Aveva tendenze sessuali anomali, ma probabilmente senza aver mai concluso nulla. Era un uomo in between. Pare anche che avesse delle grandi fobie verso l'acqua, che non si lavasse mai, non si toglieva mai gli stivali, dormiva con gli stivali. E questa sua scontrosità, questo suo continuo ondeggiare fra il senso di colpa e la richiesta di perdono, questo continuo alternarsi fra l'ammirazione nei confronti di giovani bellissimi, famosa la sua ammirazione poi per Tommaso De Cavalieri, e la sua amicizia con una gentildonna tipo Vittoria Colonna, e probabilmente non concluse mai nulla fino in fondo, né con l'uno né con l'altro, sono caratteristici di questo genio, la cui difficile, diciamo, come potremmo dire oggi, la cui difficilissima inserzione nella comunità è indicata anche dai suoi poemi, che sono delle poesie di una originalità e anche di una scontrosità che trova pochissimi confronti nella letteratura di tutti i tempi. Dimmi di grazia, amor, se gli occhi miei veggono il verde la beltà che aspiro, o s'io l'ho dentro a lor che dove miro veggio scolpito il viso di costei. Al di sopra dei veggenti, seduti sui plinti laterali, sono 20 ignudi che incorniciano i 5 riquadri più piccoli delle storie bibliche e 10 medaglioni di finto bronzo istoriato, su cui sono rappresentati episodi epici della Bibbia. Gli ignudi ben si prestano a chiarire la funzione di tramite espressivo fra anima e corpo delle figure umane dipinte dal Buonarroti. Per Michelangelo, infatti,
la rappresentazione pittorica del corpo umano diventa il riflesso esterno dei moti dello spirito. Corpi contratti, mollemente adagiati, forme chiuse, gli ignudi sono lo specchio dell'anima e anche i testimoni dell'eterna bellezza dell'arte classica. Eppure, nel lessico formale della pittura michelangiolesca, sono i veggenti le immagini più potenti, veri e propri colossi, atteggiati in pose meditative con libri e cartigli fra le mani, ammantati in straordinari panneggi colorati. Osserviamo, guidati dalla lettura di Giorgio Vasari, la figura di Isaia profeta, il quale, stando molto fiso nei suoi pensieri, ha le gambe sovrapposte una all'altra e tenendo una mano dentro al libro per segno del dove egli leggeva, ha posato l'altro braccio col gomito sopra il libro e appoggiato la gota alla mano. Chiamato da un di quei putti che egli ha dietro, volge solamente la testa, senza sconciarsi niente del resto. Nel moto del corpo di Isaia, che volge indietro la testa senza spostare il resto del corpo, c'è l'invenzione della torsione michelangiolesca. L'uso di contrapporre su direzioni opposte le due parti del corpo, la superiore e la inferiore, era stato introdotto da Michelangelo con il tondo Doni. In esso, la Vergine è distolta dalla lettura del libro per accogliere tra le braccia il figlio che le viene portato dallo sposo alle sue spalle. Mentre gli angoli suggeriti dalle braccia si rivolgono a sinistra, quelli suggeriti dalle gambe piegate si oppongono ad essi, salendo verso destra. Osserviamo adesso la figura della sibilla libica. L'avvitamento della spina dorsale è lo stesso che abbiamo visto nella Vergine del tondo fiorentino. La torsione anatomica, il contrapposto, sarà uno degli artifici a cui maggiormente ricorreranno i manieristi per rendere possibile la scissione tra il corpo e lo spirito. Nel Polifemo innamorato di Galatea, dipinto da Giulio Romano nel Palazzo Te a Mantova, ad esempio, è facile rintracciare l'ascendente nell'Isaia michelangiolesco. Nelle figure delle lunette, dipinte direttamente sull'intonaco, senza l'ausilio dei cartoni preparatori, ritroviamo sintetizzati i principi formali e gli artifici di Michelangelo. Matan, una linea serpentina descrive la figura dall'estremità della mano destra a quella del piede sinistro. Gli angoli, formati dalle gambe piegate, suggeriscono due piani ortogonali, estensione del cubo su cui questa, come tutte le figure delle lunette, è seduta. Nelle figure di Hakim e Eliud, in quelle di Giosa e di Eliakim, è sintetizzata l'invenzione formale del contrapposto. La chiusura delle figure di Jacob, di Manasses, e di Sadoc contrastano fortemente con la distensione dell'arditissima figura del giovane principe Naason. Dalla caricatura grottesca del vecchio Booz si passa alle sublimi espressioni di malinconia della figura di fanciulla nella lunetta di Aminadab e di angosciata chiusura della figura in quella di Roboam Abias. Nelle lunette, in particolare, è il colore che struttura e dà sostanza alle immagini dipinte. Michelangelo, infatti, usa il mezzo cromatico per materializzare la luce ed accentuare così l'effetto volumetrico e plastico delle figure. Il colore scandisce le immagini per piani di luce attraverso l'uso del cangiante che sostituisce in Michelangelo il tradizionale chiaroscuro.
Nelle lunette l'artista crea degli accostamenti violenti tra i colori. Rosso-giallo in una, viola-giallo in un'altra. Il colore più scuro viene usato per definire le parti in ombra. Quello più chiaro per le parti in luce. E il mezzo tono si ottiene sovrapponendo a velatura un colore all'altro. Sul piano tecnico, Michelangelo, per eseguire un vero buon fresco, ha usato solo colori che non hanno bisogno di un legante, senza mai mischiarli precedentemente. Per il bianco ha usato il bianco di San Giovanni. Per il nero avorio e nero vite. Per i gialli, il giallo di Marte e le ocre gialle. Per i rossi, le ocre rosse, il morellone e l'arancio di piombo. Per i bruni, il bruno di Marte, la terra d'ombra e la terra di Siena. Per il verde, la terra verde. Per gli azzurri, i lapislazzuli e smalto, vetro contenente cobalto. I colori acidi innaturali saranno, insieme all'uso del cangiante, la caratteristica più evidente della pittura manierista. Nella Firenze di quegli anni, Andrea del Sarto dipinge figure ispirate a quelle della Volta Sistina, abbigliate in sete di preziosi colori cangianti. Jacopo Pontormo ricorrerà più di ogni altro alla gamma dei colori michelangioleschi. Rosso fiorentino, allievo insieme al Pontormo di Andrea del Sarto, colorerà similmente le sue forme che sembrano scolpite nel legno e che potremmo definire, con un termine contemporaneo, cubiste. Michelangelo è stato anche un grande scultore, grandissimo scultore e un grande architetto. Come architetto il suo capolavoro è la cupola di San Pietro, ma non bisogna dimenticare che gli aveva anche fornito modelli per la nuova facciata poi mai eseguita della Basilica di San Lorenzo a Firenze. Ma come scultore Michelangelo è uno dei prodigi dell'arte europea. A parte le opere giovanili in cui si rivela già in pieno il suo genio, la Madonna della Scala e la Lotta dei Centauri nella Casa Buonarroti a Firenze, abbiamo di lui uno dei supremi capolavori della scultura di tutti i tempi, che sono le tombe medicee attigue alla Basilica di San Lorenzo a Firenze. Circa il non finito, Michelangelo introduce un nuovo concetto nell'arte. Devo dire qui un fatto banale, che esiste un non finito perché è interrotto, cioè un'opera non può essere finita perché è stata interrotta. Esiste quindi un'opera che non è stata completata, e quello è tipico dell'arte fino a Michelangelo. Ciò che non era portato all'ultimo rifinimento era considerato qualcosa di non completo. Con Michelangelo nasce un altro concetto, nasce il non finito finito, cioè è lasciato intenzionalmente non finito, perché la carica espressiva, ciò che l'artista voleva comunicare, viene comunicato proprio dall'oggetto non finito. E questo si osserva anche, non solo nelle tombe medicee di Giuliano e di Lorenzo de' Medici, dove alcuni particolari sono nelle teste non finiti proprio perché esprimono cose oltre le quali non si può andare, l'espressione è completa, è travolgente addirittura, ma la si osserva anche nella superficie di molte sculture michelangiolesche, per esempio il San Matteo, il Bruto, tutti a Firenze,
dove la superficie non è portata al compimento finale, non è lucidata, come invece era accaduto in certe opere giovanili di Michelangelo, ad esempio il Bacco che si conserva al Bargello di Firenze. Il Bacco è una statua dove l'artista, dopo aver scolpito, ha lucidato la superficie. Invece il Bruto, il Davide, i prigioni, per esempio, che si trovano all'Accademia di Firenze, sono delle sculture le quali sono state lasciate non finite, ma la loro carica espressiva è quella di opere finite. Quindi è un nuovo concetto che passa poi al manierismo. Michelangelo non è un artista manierista, Michelangelo è solo se stesso. Però il suo influsso intellettualistico è stato tale da poter essere considerato uno dei padri di questo stile intellettuale, stile il quale non si rifà tanto allo studio della natura quanto allo studio di altre opere d'arte. Quindi la natura nel manierismo è sempre mediata attraverso altri artisti, nel caso specifico Michelangelo, e Michelangelo è effettivamente uno dei padri di questo nuovo stile. Tutto questo grandioso, colossale complesso, c'è veramente da restare stupefatti a pensare che opera di una sola persona, sia come invenzione sia come esecuzione, venne scoperta nel 1512. Però una prima parte, una prima metà, era stata già scoperta intorno al 1510 e ebbe subito un effetto dirompente sull'arte italiana. Le prime impressioni che i visitatori ebbero di questa volta furono addirittura stupefacenti. Nessuno aveva mai visto qualche cosa del genere e ci si rese subito conto che ci si trovava davanti ad una svolta dell'arte, che Michelangelo aveva detto qualche cosa di assolutamente nuovo. La cosa più interessante è che, a parte alcuni piccoli dettagli che sono stati rifiniti a tempera, tutta la volta è a buon fresco.